Chiamami alle arti, il video podcast di arte, cultura e spettacolo della provincia di Rimini, a cura di chiamamicittà.it. Io sono Alexia Bianchi e questo è Chiamami alle arti. Allora, per la prima puntata di Chiamami alle arti a cura di Chiamamicittà, chi scegliere se non come ospite d'onore Lia Celi? Lia Celi, che è una firma storica di Chiamamicità. Sì, sono come le botteghe storiche. Esattamente. Quindi ormai dovremmo inventarci un bollino. Per qualità e cortesia da vent'anni. Da vent'anni. Al servizio dei riminesi. Leggo, è scrittrice, giornalista, umorista, autrice televisiva, blogger e conduttrice televisiva. Ragazzi, tante ne hai fatte. Quando uno è nato nel 65, un po' di cose le mette insieme fino al 2023. Nel suo curriculum. E io aggiungerei anche laureata in lettere classiche, perché è una cosa che mi lega molto a Rimini, al mio liceo Giulio Cesare, a cui sono ancora molto affezionata. Raccontaci qual è stata la tua personale chiamata alle arti, cioè come sei arrivata, da che cosa è nata questa tua passione? Beh, la mia arte in particolare è una, cioè è solo quella, ed è l'arte comica, l'arte di far ridere, l'umorismo. E non riesco neanche a calcolare quando, a ricordare quando c'è stata questa chiamata, questa vocazione. Credo proprio nella età tenerissima, quando mi sono resa conto del potere straordinario della risata, che ancora adesso mi emoziona, mi commuove, e penso che sia una delle più grandi risorse dello spirito umano, non solo dal punto di vista così ideale, ma proprio dal punto di vista biologico, perché, come ci spiegano i neuroscienziati, mette in moto delle reazioni chimiche e biochimiche all'interno del nostro corpo che ci aiutano a ritrovare il coraggio, non sentire il dolore, superare i momenti di depressione. Quindi per me questo meccanismo, che è umanissimo perché siamo gli unici animali che hanno questa facoltà, è veramente magia. E quindi questo amore per l'umorismo ti è nato attraverso la letteratura? Hai avuto degli autori che in particolare ti hanno accompagnato, oppure attraverso il cinema ci sono stati magari delle rivelazioni che ti hanno fatto pensare questo è quello che voglio fare? Attraverso i fumetti, ecco. Attraverso Topolino, che era proprio la Bibbia per i ragazzini della mia generazione. Io penso che nessuno possa battere la mia collezione di Topolini, una parete intera in casa di mia madre ancora. Però avevano questo mix di umorismo, di battute e anche di parodia, no? Parodia delle cose grandi, importanti. Erano molto arguti, sì, secondo certo, me. E poi tiravano fuori la letteratura, l'attualità, magari con dei nomi dei personaggi che scimmiottavano. Esatto. No? I giochi di parole. Ti portavano una versione della vita adulta, della vita dei grandi, un po' parodiata, che faceva un po' più ridere, sdrammatizzata, però che ti rendeva partecipe. Erano anche comunque sempre gli anni 70, dove succedeva veramente di tutto, e perfino un media come Topolino non si esimeva dal dire la sua. Quindi questa cosa di la volontà di diventare giornalista ci sei trovata o è stato un work in progress? Io ho continuato a fare l'asino, diciamo, nelle varie classi in cui mi sono trovata. Per me è proprio una seconda natura, cioè perdo l'amico ma non la battuta, la uso anche nella mia vita quotidiana, certo. Sono un tipo che si mette a ridere per strada da solo, i miei figli ogni tanto dicono la mamma ride sempre, la mamma cade un fazzoletto, un tovagliolo dal tavolo, la mamma ride. Credo di aver infilato qualche battuta anche nella tesi di laurea, però non credevo che sarebbe diventato il mio lavoro. Ma neanche la scrittura, finché non mi hanno regalato il computer. Io sono un tipo molto ordinato, odio gli scarabocchi, e questa meravigliosa tastiera che mi permetteva di scrivere tutto ordinato e di correggere in tempo reale, e dico no, allora tanto vale che mi metta a scrivere, però non sapevo ancora dove e come. Ho avuto la fortuna di essere all'università durante i movimenti della Pantera. E in quel momento Cuore, che era inserto dell'unità, io lo leggevo, certo. Leggevo, avevo letto Tango prima, alle medie avevo letto Il Male, e chiedeva contributi dai ragazzi dall'università che mandavano i fax, allora c'era ancora il fax, il popolo dei fax, queste cose qui. E allora ho cominciato a faxare delle prime battute e dopo ho scoperto che avevo una costanza, una tenacia, una voglia di lavorare a migliorarmi, che non avevo praticamente nessun'altra cosa. Sto proprio scattato la passione. Ti sei vista pubblicata, quindi? Mi sono vista pubblicata. Che è stata un'emozione particolare. Sì, sì, sì. Beh, certo, una cosa incredibile. E poi dalle piccole battute
ho cominciato a scrivere pezzi sempre più lunghi, basati molto sul gioco di parole, cosa che alla redazione di Cuore, soprattutto a Michele Serra, non piaceva per niente, il gioco di parole, che invece è una mia, è stata ed è tuttora una mia passione. Dopo da lì hai cominciato a scrivere per Smemoranda, sappi che io le avevo tutte le Smemorande, ci sono cresciuta, tra l'altro non riuscivo mai a buttarle, quindi anche se le usavo come Sì, diario, era sono un tutte lì pezzo di infilate vita nel mio proprio. garage, perché così come Cuore, Avvenimenti, Insieme, Gulliver, Specchio della Stampa, e poi ho cominciato a scrivere per la TV e per la Sì. radio. Hai collaborato, dici Sì, ho lavorato qualche... con Serena Dandini. Ho tenuto a battesimo, per così dire, Neri Marco Re nel Pippo Kennedy Show, i testi di Pierferdi quando lui faceva No, Casini, beh, li avevo, stupendi, ci scrivo stupendi. io. Questo. Però tu hai avuto in questo modo l'esperienza, la possibilità di sperimentare che cosa vuol dire sentire dire le proprie battute. Prima erano Oh, soltanto lette, mamma e mia. invece adesso erano messe in scena, erano interpretate, tra l'altro. Com'è Sì. stato questo? È molto straniante, molto entusiasmante, però devo dirti che questa cosa al massimo grado, questo piacere al massimo grado, me l'ha dato Marina Massironi, per cui anni dopo ho scritto Macrezza di Otello, che è questo monologo sull'Otello di Verdi, l'Otello di Shakespeare, e lì è proprio si era creato anche un legame molto stretto fra me e Sì. l'attrice. Sì, io ho avuto mia nonna che era sarta. E mi sembrava di essere un po' lei, no? Perché tu prendi le misure, proprio Sì. arriva, è come misura, cucire un Lo fai su vestito, misura, certo, appunto, magari lo togli qui, sartoriale. lo accorci là, lo allunghi là, per valorizzare meglio, la persona. Raccontaci invece a che cosa ti stanno chiamando oggi le arti? Qual è la tua attuale chiamata alle arti? Beh, l'arte per me è sempre quella, non la cambio. Io continuo a fare, non ho mai avuto un blocco dello scrittore o un momento di, come posso dire, di disaffezione per il tipo di cosa che faccio. Ogni volta non smette di stupirmi, di incantarmi. E Stai quindi scrivendo, stai preparando qualcosa di particolare in guarda, questo ho periodo? appena uscito il mio ultimo libro. Perfetto, allora è il momento giusto per parlarcene. Che Si intitola? si intitola Carolina dei Delitti, è uscito per Salani ed è un giallo storico, perché la storia è un'altra delle mie grandi passioni, con come protagonista Carolina Invernizio nelle vesti di detective. Lei è una grande scrittrice popolare da cavallo tra 8 e 900, letta da tutti con queste storie, beh, Bacio di una morta, Sepolta viva, sono i due romanzi più famosi, ancora adesso letti e pubblicati, se vedi le recensioni su Amazon di quelli che li scoprono adesso, dico, ma questa donna è un genio. Però ecco, sì, una cosa che mi piacerebbe molto fare proprio è riscoprire, un po' tornare alle radici dell'umorismo, quindi scrivere qualcosa di veramente umoristico o di satirico, in un momento come questo in cui c'è veramente bisogno della potenza della scrittura umoristica come tonico antidepressivo per fare appello alla forza d'animo, insomma, perché sono momenti abbastanza cupi. Quindi salutiamoci chiedendoti chi o che cosa desideri o chiameresti per le arti del futuro, di domani. Vorrei portare una leggerezza seria, ecco, a suo Quella di modo, Italo Calvino. sì, o anche quella della resistenza umana di Cuore, che per esempio è stata molto importante io lo scopro adesso, giro per l'Italia, conosco gente di tra i 40, diciamo tra i 40 e i 50 anni, che erano studenti al liceale o universitari ai tempi di Cuore, per cui noi siamo stati veramente dei Assolutamente, io maestri. uno di Che quelli. hanno la collezione, che hanno imparato a interessarsi di politica per capire meglio le battute di Cuore. Esatto. Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ringraziamo tantissimo gli Ma Acieli io di ringrazio te, di Alex, averci fatto veramente. da cavia per questo nostro primo video Da dopo potete podcast. solo Ecco, perfetto, no? Ti migliorare. ringraziamo tantissimo. Aspetta, per finire Prego. però, io faccio un piccolo appello, approfitto di questo Prego. podcast. Allora, io so che ho scritto tanti libri, però quello a cui i riminesi sono più affezionati, quello che mi ha reso famosa e cara A alla mia tutti i città, riminesi. è Alieni a Rimini. Alieni a Rimini. Che nonostante sia stato, è del 2007, l'ho ritoccato nel 2013, però ancora di un'attualità, qui siamo molto affezionati a un certo modo di Assolutamente. essere.
è lì pronto per essere ripubblicato e ridiffuso, scaricato, eccetera. Se c'è qualcuno che vuole partecipare a queste iniziative, quindi riportare gli alieni a Rimini, io ci sono, contattatemi. Perfetto, questo direi che è un'ottima occasione anche per festeggiare i tuoi 20 anni Di nella collaborazione redazione Chiamami di Città. Chiamami Città. Ti ringraziamo, questa è Chiamami alle Arti, puntata diciamo Pilota. zero. E io sono Alexia Bianchi, ringraziamo gli Acieli. Ciao.